Benvenuti. Questo è Mi Spiancuola, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi. Tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sei arrivato a me, a sua mente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te. A comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni. E piano piano risali, studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri, anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza, unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace, amore ed energia. Ed eccoci qui in un nuovo video. In questo video, che cercherò di tenere piccolo perché voglio andare a spiegare ancora meglio, in maniera più chiara, attraverso un mio esempio, che cosa vuol dire la disciplina mentale. Perché, a parte, va bene, chi è iscritto nuovo al canale, ovviamente arriva magari a questi nuovi video, tipo, io parlo già di disciplina mentale, tipo, sì, ma cos'è la disciplina mentale? E ricordo sempre che questo canale è strutturato come una scuola. Regà, dovete tornare indietro al primo video del 2019. So che dici, sono passati 3 anni, è tanta roba, qui ci stanno 500 video, però se volete finalmente capire come funzionate voi, la vostra realtà, come funziona, cioè come manifestare quello, qualsiasi cosa volete, dovete studiare. E dovete studiare precisamente e nel dettaglio, ok? Però anche tra chi già mi segue da un po' di tempo ci sta un po' di confusione sulla disciplina mentale. Adesso io però quello che farò sarà darvi attraverso un mio esempio una spiegazione che secondo me sarà chiara e lampante. Allora, ieri a pranzo stavo cercando un ristorante dove andare a mangiare. A un certo punto entro in un ristorante vuoto, vuoto, con i tavolini vuoti. Faccio un tavolo per una persona, il proprietario, penso quello fosse il proprietario, non lo so, insomma, quello che era dietro il bancone, mi guarda e mi fa: non ho posto. Io mi guardo intorno nella tavolata vuota, cioè nelle tavolate vuote, e lui veloce: no, no, sono tutti occupati, sono tutti prenotati. Io sento dentro di me salirmi un fuoco, sento, e faccio: ah sì? Va bene, ok. Lo fa: sì, no, mi spiace, siamo al completo. Era vuoto, era. Ora, magari questa persona davvero si era prenotata tutti i tavolini e niente. Cioè, ah no, tanta che gli faccio: non ha neanche posto per una persona, cioè, non ha posto neanche per una persona, no, un gruppo, una persona. No, no, no. Me ne esco fuori e sento il mio amico che alla grande fai: sto, eh? Ti hanno mandato a fanciullo? Sì, il ristorante, vabbè, ti pare che non c'era un posto per te. Ma sai perché non c'era un posto per te? Perché la gente già si mette a sprecare appena sola persona. Ta, 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 ta. Lì, per i primi, che ne so, ma manco un minuto, ero tipo, cioè, fumando. Io penso da di fuori e emanavo vapore. Ero incazzatissima perché ho detto: cioè, sì, ok, vabbè, ma chi avevo da bere? Sì, ok, siamo via, ma non mi dica entrare nel posto appena per c'è, dai, su, cioè, veramente, su. Scusate perché di fuori sulla stradina stanno facendo i lavori, stanno cambiando qualche cosa, quindi stavano facendo rumore. Però poi mi sono subito ripresa e questa è la disciplina mentale. La disciplina mentale, ok, poi vi dico il dopo, vi dico, la disciplina mentale è
praticamente essere presenti a se stessi, ok? Come, non voglio dire come una figura esterna che guarda due duellanti, però cioè tirarsi fuori dalla onda negativa in cui siamo per essere, in cui il nostro ego ci vuole inglobare, ok? Perché che succede in molti di voi? Molti di voi si lasciano appunto trascinare. Io cosa sarebbe successo? Io avrei continuato a fumare, a incazzarmi ancora di più, a dire ma ti pare. Io invece cosa faccio? Come mi insegno? E come ho spiegato anche in alcuni video. Io praticamente prendo questa energia egoica, ok? Io l'ego l'ho reso mio schiavo. Non è, cioè, è differente, cioè, io l'ego l'ho incorporato, nel senso che l'ego è già incorporato, ok? Perché tutto fa parte della stessa medaglia. Però quello che faccio è che io non mi faccio usare più dall'ego, uso l'ego, ok? Uso l'energia che produce l'ego e la trasmuto in positivo. Quindi, adesso vi dico la seconda parte, cosa ho fatto. E in quel primo mezzo minuto ero lì che sento questa onda, capito? Che saliva su di incazzatura, dire cioè, ma va fanculo. Mi sono fermata, ho detto no, so chi sono, assolutamente. Se questo mi ha rifiutato, fanculo. Evidentemente, comunque sia, c'è qualcosa di meglio perché già da 100 o 101 adesso io mi trovo un ristorante che mi trattano con i guanti bianchi. Mi trattano, cammino. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, entro in un altro ristorante. No, aspettate, raga, ferma. Subito periodo di test. Entro in un altro ristorante e esce fuori una signora e gli dico uno, mi fa no, siamo al completo. E anche a lei faccio guardare i tavoli e lei si accorge, no, arrivano tutti dopo. Dopo qua arrivano tutti dopo. Gli ho detto neanche un posto in ambito. No. Quindi sarete proprio super triggata, super triggata, super triggata. Invece no, ho detto ok. Non importa perché io trovo un posto. Poi avevo assolutamente voglia di mangiare qualcosa con il tartufo, ok? Continuo a camminare, ma io cioè, ero in pieno, cioè, presenza, cioè, non, il mio ego era proprio in background, azzittato, nonostante sentissi che, cioè, non so come spiegarvi la sensazione che era lì come presente ma non presente, cioè, ci so. E te vorrei far rodere il culo, te vorrei triggà, ma tu non mi stai a permettere, che questa è la disciplina mentale, cioè rimanere presenti a se stessi e dire no, lo rifiuto, non lo rifiuto. Insomma, vabbè, a un certo punto arrivo a un altro ristorante e dico questo è questo. Entro e mi fa sì, guarda che c'ho posto. E intanto ti è perché carta porta a casa e non solo, c'ho posto. Sono stata trattata come avevo detto, benissimo, cortesia alla grande, mi hanno dato in omaggio due grosse bruschette con l'olio novello, un pieno di olio novello e avevano le pappardelle con il tartufo. È stato bellissimo perché è venuto con i tartufi proprio sul tagliere e si è messo lì a tagliarli quanto cazzo ne volessi sopra. Cioè, allora, ricapitoliamo cosa ci è successo. E cosa la disciplina mentale vi permette di fare? Io ero stata rifiutata al primo ristorante e mi sono incazzata perché era palese che dai su un posto c'era, comunque se c'era un posto, i tavolini appunto perché, ma, cioè, no, il secondo mi ha detto la gente arriva tardi, cioè, non mette, sono cioè, una persona, non è che mi mette a mangiare il banchetto di re che ci devo stare 4 ore, insomma, un gruppo di persone che se vanno fermare a chiacchierare, cioè, quanto cazzo ti rimarrò dentro sul tavolo? Vabbè, lasciamo sta. Quindi ero rimasta, sarei dovuta rimanere triggata dal primo ristorante, sarei dovuta rimanere triggata. E lì per lì, in quel mezzo minuto, il mio ego, ok? E tanti di voi cosa fanno? Quando gli accade una situazione negativa, vanno giù a spirale, ok? Che non so, ho visto tizio, oddio, su Instagram che sta a fare foto con un'altra, o ho visto tizia che, oddio, se sta a fare mega vacanza e io sto qua, o ho visto quell'altro che compare che si è fatto il mega maghinone, o quell'altra che invece si è comprata casa, o quell'altro che c'è avuto, cioè, quindi cosa succede? Il vostro ego sta lì, che viene a prendervi, però la maggior parte di voi purtroppo, non essendo disciplinata, spira laggiù.
Spirala giù. Si lascia andare praticamente proprio allo tsunami dell'ego. Cioè, quindi a tutta l'onda negativa che quindi dà così. Cioè, voi dovete fermare. La disciplina mentale permette di fermare immediatamente lo spiralare nella vibrazione negativa. E riprendendo controllo su voi stessi, ok? Dominio su voi stessi, cioè voi quello che fate è come dare una culata, una gomitata al vostro ego e di no, questa è casa mia, qua governo io, qua regno io, questo è il mio regno, non me ne frega un cazzo, ho capito quello che stai dicendo, ma non me ne frega, io ragiono così, non me ne frega un cazzo quello che stai dicendo, so come funziona, che tu mi vuoi trascinare giù perché ti conviene trascinarmi giù, perché così ti produco alta energia negativa, non accadrà. No, mi spiace. Adesso, nonostante nella mia realtà, perché voi vi fate, non conoscendo a perfezione la realtà, vi fate ovviamente soggiogare. Quindi, se vedete che vi è successa sta cosa, venite triggati e pensate che è cosa fatta. Cioè, comprendete? È cosa fatta da serie, appunto, che ne so, ecco, come nel mio caso. A me addirittura il secondo ristorante mi ha rifiutato, il secondo ristorante mi ha rifiutato. Quindi, cioè, sarei stata proprio tu super, super, super. Invece, io ho ottenuto. Come si dice? Ho ottenuto il punto con me stessa. Anche quando la seconda, al secondo ristorante la signora mi ha detto no, io ho ottenuto. Ho ottenuto cosa ho ottenuto? E non mi sono manco messa a fa. Perché questo mi capitò. Se state, ero in Puglia e una sera ho assistito a una scena. Di una signora che litigò con il cameriere perché il cameriere era proprio di brutto, ok? E perché il cameriere gli disse che non c'erano tavoli, ma proprio in quel caso non c'erano tavoli, cioè il ristorante era impacchettato, impacchettato. Quindi in quel caso, però la signora cominciò, ma c'è stata a litigare per. Ma davvero? 20 minuti, ma poi si è approdata perché gli è rimasta lì fuori al locale che comunque continuava in vero. No, vabbè. Veramente un'esplosione di ego davanti proprio di forza egoica negativa. Poi a un certo punto se l'ha presa anche mezza con me perché beccò me al tavolino che ero sola e disse: ah, per questa persona ha trovato il posto. Invece il cameriere, io praticamente avevo il tavolino prenotato dalla struttura dove alloggiavo, quindi c'avevo già il prenotato per quella sera. E quindi pure cioè, fece un cioè proprio. Un'apoteosi, e sono sicura che quella sera quella signora non ha mangiato da nessuna parte, non ha trovato da nessuna parte, in nessun altro ristorante, perché cosa succede? Perché poi da lì scaturiscono i famosi loop karmici, cioè cominci a dire in quel posto è successo, mi continuerà a succedere, ok? Soprattutto se poi noi cosa succede? Ci accade il famoso periodo di test, che magari è attaccato, alcune volte i periodi di test sono proprio attaccati, comprendete? È l'universo che ti dice, ah, mi ha detto che trovi da mangiare al ristorante, io al prossimo, vedremo quanto sei ancorata a sto credo, quanto sei sicura di te stessa, nel prossimo ristorante ti do il test, nel prossimo ristorante ti mettono fuori dalla porta, guarda un po', cioè comprendete? Io invece ho tenuto punto, anche quando al secondo ristorante mi ha messo fuori la porta, adducendo che sì, erano pieni e qua ho detto, cioè, sono rimasta con la questione, mentre il mio ego era lì pronto a dire, hai visto, a rincarare la dose. Invece io sono rimasta con la questione a dire, no, esce fuori, mi trattano con i guanti. Cioè, continua a dire, no, esce fuori, mi trattano con i guanti. Questo, cioè, ma io quando dico queste cose, io le dico come se mi chiamo Giada, comprendete? Io non mi chiudo con 100.000 frasi, io non mi chiudo con visualizzazioni. Cioè, se lo volete fare, fatelo. Ma la via veloce, più sicura, più proprio veloce, è quella di arrivare a comandare. E insomma, capito, questo è quanto. Voi, la disciplina mentale praticamente è questo. La disciplina mentale è praticamente il riprendere voi stessi velocemente. È il riprendere voi stessi velocemente. È questo. È il controllare. Io non dico che dovete diventare come un monaco buddista che dovete stare a guardare la vostra mente 24H. Però nel momento che vi sale su questa ondata, voi vi dovete controllare. Nel momento che siete triggati, voi vi dovete controllare. Se no andate giù. Andate giù e praticamente sapete, è come se ci avete una perdita e non mettete mano a sta perdita. È normale che si allargherà ancora di più se non ci mettete mano, comprendete? O è come se ci avete un orto e per la settimana non lo curate. È
poi dopo 2 settimane, poi dopo 2 mesi, e poi dopo 2 anni. Cioè, non è male che più va, più andrà a rovinarsi, più va, più diventerà praticamente una giungla di steppaglie. È normale, regà, è normale, è normale. Capito? Quindi dovete controllare, dovete imparare, lo so che è faticoso agli inizi, regà, ma dovete imparare a controllare la vostra mente. Diversi di voi mi scrivono e mi dicono. Perché poi ve ne accorgete, regà, e mi dicono, che ne so, gli errori che io vedo che fate di più, magari, che cazzo ne so, acquistate una consulenza mia, acquistate un corso mio, appena le cose vedete che cominciano a andare bene, smollate. No, è sbagliato, perché è il momento che proprio l'ego, siccome è stato, ha visto che voi state a lavorare su voi stessi, nel momento che abbassate la guardia, vi viene addosso, cioè, questo lo spiego in diversi video, vi viene addosso, ma proprio una valanga, ancora più incazzato nero. Ok, è deciso a non farvi assolutamente più ravvicinare, cioè ve ne fa cadere tutti i colori, ve ne fa cadere, oppure che ne so, appunto prendete un corso, prendete una consulenza e poi mi scrivete, sì, ma ando stanno le frasi, cioè ando stanno le frasi. Fortunatamente questo accade raramente, perché chi mi conosce sa perfettamente che, come insegno, quindi non so, il coach da ripeti 10.000 queste frasi, anche perché, cioè, mi sembra realmente, ci sono coach americani che non so quanti centinaia di dollari chiedono soltanto per date 5-10 frasette, che loro ti dicono le ho cucite su misura, e questa è la fine della consulenza. Perché sto fissati con quello che Neville ha detto. Ma poi, boh, Neville con sta ripetizione. Cioè, Neville più che altro parlava di visualizzazione. Sta cazzo di ripetizione, come cazzo è venuta fuori? Cioè, realmente, quando lo stesso Abdullah, il suo mentore, parlava, cioè, gli insegnava praticamente a comandare, a decretare, cioè, in piena coscienza del potere divino. Cioè, capito? Vabbè. E quindi, questi sono gli errori che io vedo che più fate. E spesso e volentieri non controllate proprio, non siete disciplinati. E all'inizio è faticoso, sì, tanto, però poi dopo vi rientra nel vostro coso. Ecco, guardate il mio caso, raga. Io alla fine mi sono manifestata quello che volevo. Quello che volevo. Mi sono manifestata un po' sommettosa, trattata con i guanti, simpaticissimo. Bruschettone, due, addirittura due bruschettone, così a gratis. La pasta col tartufo come volevo, addirittura avvenuto con i tartufi, me li ha tagliati sopra quanti cazzo, cioè gratinati sopra, insomma, quanti cavoli ne volevo. Quindi non è arrivato il piatto già com'è, quanto cazzo volessi, e tartufo buonissimo. Poi, cioè, comprendete? Se fossi rimasta al primo ristorante incazzata, non avrei, ci sono sicuro, non avrei manifestato niente di tutto questo. Nulla. Perché l'ego ti impedisce, poi ti fa manifestare quello che dice esso. Negativo, appunto. Sarei forse rimasta anche al terzo ristorante. Probabilmente sarei andata a sto ristorante, ma avrebbero rimbalzato pure a sto ristorante. Do you understand? Ok? Tutto quanto. Io vi aspetto qui con un prossimo video. Mettetemi un pollice in su. Bacini. Non so questo quando lo carico, perché internet dove sto va tipo 156k. Cioè, proprio. Quindi non so quando riuscirò a caricarlo. Ora vediamo. Ah, facciamo le energie.